Carissimi, nuovamente insieme, insieme alla parola del Signore, questo giorno voglio parlarvi del fatto che possiamo essere resistabili, forti, ma non per una forza esterna quanto dalla grazia di Dio, da questo dono immeritato che Dio comunque profonde e infonde in tutti noi. La lettera agli Ebrei, capitolo 12, il verso 12 dice: rinfrancate, date forza alle mani cadenti e alle ginocchia vacillanti, fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Fate dei sentieri diritti. Quindi questa azione di grazia che viviamo per grazia di Dio, impariamo a fare sentieri diritti anziché nasconderci continuamente in bugie e in imbrogli, impariamo a camminare dritti. Sapete, un sentiero viene formato dal passaggio, il passaggio ancora sulla stessa zona, sullo stesso prato, e diventa un riferimento per tutti quelli che anche non conoscono la strada. Passando di lì scoprono che c'è un passaggio dove altri sono passati. Ecco perché è così importante: fate sentieri diritti, imparate a essere onesti, coerenti, vigilando su quello che facciamo, su quello che diciamo. Quindi impegnatevi a cercare la pace con tutti, impegnatevi in una missione di pace, che è quella dell'essere quello che siamo, uomini che hanno, e donne che hanno ricevuto pace e che danno pace proprio perché è il dono che Dio ci ha fatto. Quindi cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi questa giustizia, questa santità vissuta fa sì che non solo portiamo pace, ma anche la viviamo, perché il Signore nella nostra vita si vede proprio da questa realtà di santità, di separazione dal male, di vissuto insieme a Dio in un mondo, se vogliamo, storto e perverso, dove i figli di Dio risplendono come luce. E questo fatto è proprio la differenza che si vede ogni giorno nel modo di essere, di vivere, di pensare. Quindi la parola ci ricorda, vegliando appunto, che nessuno resti privo della grazia di Dio. Tutto è grazia, e non sono i nostri meccanismi mentali che ci salveranno, ma semplicemente la fiducia nella grazia e nell'amore di Dio. Quindi nessuna radice velenosa possa tornare fuori e dare molestia, confondere, contagiare ancora chi ci sta attorno. Sapete, a volte certe cose non basta semplicemente tagliarle, ma abbiamo bisogno proprio di sradicarle, di togliere quella radice molesta che può essere risentimento, odio, egoismo, quant'altro, che se non affrontiamo direttamente ci ritroviamo in difficoltà, perché poi queste male piante crescono e portano frutti indesiderati, e noi abbiamo bisogno assolutamente di essere ripuliti della vecchia persona che eravamo, perché è rivestire il nuovo, cioè rivestire il nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, il verso 28 ci ricorda che siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, un servizio gradito, con riverenza, con timore, con rispetto. Riceviamo questo regno che non può essere scosso, non può essere tolto. Chi crede in me, dice Gesù, ha vita e vita eterna. Quindi niente, nessuno potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E quindi l'esortazione è proprio ad avvicinarci a Dio, sapendo che Dio è sì, il nostro Dio è buono, ma è anche un fuoco consumante. Quindi ci esorta in alcune cose, dicendo appunto: l'amor fraterno continui fra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, ricordatevi dei carcerati, il vostro matrimonio sia tenuto in onore, quindi ogni infedeltà, ogni fornicazione ovviamente fuori dalla nostra vita, e la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro.
ma siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Queste promesse di Dio, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Così possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non avrò paura. Cosa può farmi l'uomo? Perché la sostanza è molto semplice. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, in eterno, e sarà sempre lo stesso che veglia su di noi. Quindi, se il Signore è il mio aiuto, di chi avrò paura? Non vi lasciate trasportare da strane diverse dottrine che vi portano da una parte o dall'altra, perché è bene e assolutamente necessario che il nostro cuore sia reso stabile dalla grazia e non da pratiche relative a cibi, vivande, giorni o tradizioni umane. Ritorniamo a Cristo, ritorniamo a Dio che ha questo disegno di salvezza e per grazia ci mette a disposizione tutta la sua capacità di amare, perdonare e vincere quindi il male col bene. Così possiamo dire: di chi temerò? Se il Signore è il mio aiuto, di chi avrò paura? Ecco, che potrà mai farmi l'uomo? Mi affido al Signore e la sua grazia è così importante e Lui ci rende così stabili in questa grazia. Che questa grazia ci renda forti, capaci di affrontare la vita e vincere appunto il male col bene. Nel nome del Signore, un abbraccio a tutti.